Perché tanti milioni di italiani hanno paura che la loro italianità venga contaminata, che in qualche modo venga sporcata. E in questo senso si accaniscono verso tutto ciò che è diverso, che rischia di cambiare l'essere italiano, e anche nei confronti della lingua, che rischia di cambiare in una maniera che si percepisce come forzata. Io mi sono domandata questo perché ho visto negli ultimi anni, più che negli ultimi mesi, un accanimento nei confronti in particolare dell'immigrazione e del cambiamento del linguaggio, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio sessista. Perché è così difficile cambiare modo di parlare? Perché è così difficile accettare che essere italiani domani, dopodomani, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso? Che ci possano essere delle persone di origine cinese, sudafricana o svedese che si possano sentire italiani quanto noi e che essere italiani non significhi più solo essere marchigiani, siciliani o veneti? Perché è una delle poche certezze che c'è rimasta. Cioè, dà sicurezza l'idea che essere italiano significhi quella cosa lì e che la lingua italiana sia quella cosa lì, dove esiste sindaco ma non esiste sindaca, dove esiste il presidente, non esiste la presidente, ti dà una sorta di sicurezza e quindi non vuoi che cambi, perché se cambia significa che il mondo sta cambiando, che la società sta cambiando, che la cultura sta cambiando. Ma è sufficiente fare un piccolissimo percorso storico, sociologico, per rendersi conto che in realtà lo Stato nazionale è una creazione recentissima, che le culture sono sempre cambiate, le lingue sono sempre cambiate, è tutto in perenne movimento. Ma è comodo pensare che in realtà ci sia qualcosa di statico, di valido una volta per tutte da preservare. Ed è comodo che lo pensino in particolare, che lo divulghino in particolare alcuni esponenti politici, per cui è comodo raccogliere consenso in questo modo. Già negli anni 50 Hannah Arendt fu una delle prime ad accorgersi che uno dei motivi di successo dei sistemi totalitari era stato proprio il consenso, il fatto che avessero fatto leva sulla divulgazione, sulla comunicazione dei messaggi e non c'erano i social network. A questo proposito, volevo introdurvi un video di Umberto Galimberti che spiega che essere italiani non significa essere solo italiani, che quello che noi oggi pensiamo che sia italiano non è un prodotto unicamente italiano, ma noi siamo pieni di influenze diverse, e dice un'altra cosa interessante. C'è un'altissima percentuale di persone che sono venute qui in preda alla disperazione, ma con una grande fame di cambiare la propria vita, che sono diventati degli imprenditori, che hanno costruito delle realtà in una percentuale molto più alta rispetto ai ragazzi italiani. Secondo Galimberti l'hanno fatto perché i ragazzi italiani stanno troppo bene. Questo è un argomento che in tanti portano avanti, qualcuno in una maniera molto dispregiativa nei confronti dei ragazzi, però sarebbe da domandarsi se davvero questo livello di benessere così alto non diventa un tranquillante, cioè non ho più niente da conquistare, non ho più niente da raccontare, non mi serve nient'altro e quindi non ho il carburante che mi serve per modificare, cambiare la realtà. Noi italiani che rivendichiamo una identità italiana o addirittura lombardo-veneta, come vuole il nostro Salvini o chi per lui, ma stiamo scherzando, noi abbiamo avuto i greci, i normanni, gli angioini, gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, tutti li abbiamo avuti, i musulmani, i quali nel 200 e nel 300 avevano una cultura enormemente superiore alla nostra. Tant'è che Tommaso d'Aquino studia sulle tradizioni che i musulmani gli offrono delle opere greche di Aristotele. L'umanità si muove continuamente, si muove sulla base che prima di morire provo a raggiungere la terra dove un pezzo di pane lo trovo. Inutile fare discorsi, quando lo stomaco è vuoto, e loro vengono. Loro che cos'hanno? Potenza biologica, forza, li vedi questi ragazzi che vengono, no? Lei provi a partire dalla Nigeria, attraverso il deserto, subisca delle legnate, venga messo nelle prigioni libiche, per attraversare sul mare, nelle stive, dove non respiri, vuol dire che ci sono delle ragioni così forti che morire per morire preferisco giocarmi la vita. Adesso noi abbiamo 2 milioni di musulmani, di cui però 400.000 sono diventati imprenditori. Perché? E perché non i nostri giovani sono diventati imprenditori? È perché quando tu c'hai un ideale ti sforzi, ma quando tu vieni dal benessere, sono andato a fare una conferenza alla Concommercio a Vicenza e c'erano questi padri disperati che dicevano: i nostri figli non vogliono più portare avanti le nostre iniziative, le nostre imprese, e dicevano questi padri: io ci ho messo tutta la vita per fare sta roba, mio figlio non la vuole più proseguire. E io dicevo: ma perché quando suo figlio ha avuto 18 anni lei gli ha regalato la Porsche?
Cosa puoi aspettarti se gli regali la Porsche? Quello va in Porsche, punto. E no, abbiamo delle responsabilità, gli abbiamo fatto provare la penuria, gli abbiamo fatto provare la necessità. Non esistono le virtù morali, esistono le necessità che ti rendono virtuoso.